Peter Andrew arriva nel suo laboratorio. È direttore del Dipartimento di Biotecnologia dell'Università Britannica di Sheffield. Andrew è uno specialista nella ricerca sulle cellule staminali e staminali embrionali. Grazie alla legislazione liberale adottata in Gran Bretagna, l'Università di Sheffield è leader nel settore. Come ogni giorno si fa il punto sulla situazione e si verificano i risultati degli ultimi esperimenti. Sono anni che Peter Andrew fa ricerca in questo ambito. Le cellule staminali adulte sono molto più deboli rispetto alle cellule staminali embrionali, che si trovano nella regione interna dell'embrione, non ancora attaccate alla parete dell'utero. Per lavorare con una linea cellulare si preleva da una blastocisti, un ovulo fecondato, il suo contenuto, una staminale appunto. Un intervento delicato che può distruggere l'uovo, ma per Peter Andrew l'eventuale sacrificio è giustificato ai fini della ricerca. Perché tanto interesse per le cellule staminali? Per la loro capacità di trasformarsi in varie tipologie cellulari. Cellule beta contro il diabete o diversi tipi di cellule nervose. Rimpiazzano il tessuto danneggiato da una malattia o da un incidente. Ma va detto che la strada da fare è ancora lunga. Questa donna è affetta dalla malattia di Alzheimer. Difficilmente potrà sperimentare i benefici della ricerca sulle staminali, ma la prospettiva che un giorno si possano guarire malattie come questa, o il Parkinson, o il diabete, è fondamentale per una società che invecchia ogni giorno di più. Le terapie e le cure classiche comportano spese enormi e necessitano di nuove tipologie di medicinali più efficaci. Ecco perché l'Unione Europea intende contribuire a questo ambito sperimentale. Anche Peter Andrew dirige un progetto finanziato dall'Unione Europea. Sono 20 gli istituti europei coinvolti. Timothy Kirkhope è eurodeputato della regione di Sheffield e ascolta le indicazioni degli specialisti che lo tengono al corrente dell'attuale situazione, perché i problemi non mancano. L'ideale sarebbe lavorare tutti con le stesse linee cellulari. Per esempio, in Germania c'è una legge che autorizza soltanto l'utilizzo di linee cellulari prodotte prima di una certa data. È una decisione arbitraria. A mio avviso, e credo che i miei colleghi siano della stessa idea, sarebbe più ragionevole, anche da un punto di vista etico, lavorare con cellule staminali embrionali invece di distruggerle privandole di qualsivoglia utilità. Almost ethically better than simply discarding them for no value whatsoever. Gli embrioni in questione sono conservati al freddo, sono il prodotto di inseminazione in vitro. Dopo un trattamento ormonale si prelevano degli ovuli dalla donna per fecondarli in provetta, un procedimento che normalmente produce più ovuli fecondati di quanti non ne siano strettamente necessari per il trattamento. Il surplus viene congelato. La coppia che si è sottoposta al trattamento può poi autorizzare l'impiego di questi embrioni per la ricerca, sempre che ci sia il diritto di utilizzarli. È un dibattito molto sentito in Europa, in parte perché c'è la tendenza ad associare la parola embrione all'essere umano compiuto e non a cellule che hanno meno di 4 giorni. Chi è in disaccordo obietta che si viola una vita già esistente per stoccare nuove cellule, venendo dunque meno al rispetto dei diritti umani. L'Unione Europea si è messa in moto per lo stanziamento di fondi alla ricerca sulle cellule staminali embrionali. All'inizio dell'anno è stato varato il 7° programma quadro per la ricerca e la tecnologia dell'Unione Europea. Precedentemente 18 progetti per un totale di 20 milioni di euro erano stati finanziati. La maggior parte dei fondi era diretta in Gran Bretagna, Belgio e Svezia, paesi che autorizzano questo tipo di ricerche. Negli altri stati membri il lavoro dei ricercatori è limitato dalla legislazione. Questa pioggia di denaro è dunque concentrata e va a beneficio di pochi, col disappunto di molti. Un tema trasversale rispetto alle appartenenze politiche, e un conservatore come Timothy Kirkhope, contrario all'aborto, appoggia invece la ricerca sulle staminali nel suo paese. Molti dei miei amici e molti medici, e pure mia moglie che soffre di diabete, mi parlano di questo problema. E da un po' ormai sono convinto che, pur con importanti limiti, regole e dubbi di natura etica, questa ricerca possa alleviare dolori e sofferenze. Si possono guarire malattie gravi e che colpiscono con alta frequenza nelle nostre società. Per questo solo progetto Sheffield ha ricevuto 12 milioni di euro.
Paesi come Germania, Italia o Polonia non ricevono che una minima parte di queste risorse e criticano progetti come quello di Sheffield. La democratico socialista tedesca Eveline Gebhardt aggiunge un secondo argomento a quello etico. Qui si tratta di chiarire che la donna non deve essere usata come uno strumento commerciabile, uno strumento per la ricerca. Per effettuare ricerche sulle cellule staminali e embrionali c'è bisogno di ovuli femminili, un fatto che richiede un intervento invasivo nel corpo femminile e un trattamento ormonale necessario con rischi connessi. Ecco le ragioni per le quali ci pronunciamo contro il finanziamento di questo genere di ricerca che va in una direzione inaccettabile. Wir wollen diese Art von Forschung nicht unterstützen, weil das uns in eine schiefe Bahn hineinbringt, die nicht akzeptabel ist. Ma mentre politici ed esperti in Europa parlano di dignità umana dell'ovulo fecondato e di protezione della donna, la ricerca di punta ha già conquistato terreno altrove. In Asia, in paesi come Singapore, la Cina e il Giappone, i governi sovvenzionano la ricerca sulle cellule staminali nell'ordine di centinaia di milioni di euro. Tre quarti di tutti i ricercatori vengono dall'Europa e dagli Stati Uniti. Ecco una delle ragioni per cui l'Unione Europea ha deciso di sostenere la ricerca sulle staminali embrionali. Beh, sarebbe come dire che dovremmo fare quel che fanno gli altri. Il lavoro infantile esiste in India, ma noi non intendiamo certo lanciare lo stesso atteggiamento in Europa per abbassare i costi produttivi. Ci siamo pronunciati in favore di una comunità di valori basati sull'etica dell'Unione Europea. Ecco perché non riteniamo valido un argomento di questo tipo. L'Europa in competizione con l'Asia per le terapie più avanzate? Timothy Kirchhoff non intende far passare questo messaggio. Credo che non si debbano vedere le cose troppo dal punto di vista della competizione. Cerchiamo ovviamente in tutti i modi di trovare cure per le peggiori malattie e trarre il massimo beneficio dalla ricerca. Ma non credo che dovremmo comportarci come se il punto fosse una corsa da vincere con l'Asia. Dovremmo piuttosto imparare l'uno dall'altro e spero che ne saremo capaci. Anche se il voto per la ricerca sulle staminali embrionali è stato maggioritario, la Commissione europea ha reagito di fronte a un dibattito controverso, sottolineando che la priorità per i finanziamenti riguarda i restanti progetti nell'ambito della medicina biologica e che un comitato consultivo sulle questioni etiche partecipa alle decisioni sullo stanziamento dei fondi.